più o meno ci siete. Allora, io giusto per farvi vedere come. Allora, accendo la mia candela. Allora, perché ci sono sti blocchetti? Perché a un certo punto voi vedete, io vado sotto, ecco, vedete, comincia, vedete che arriva subito del nero. Io mi sposto perché deve stare a questa altezza giusta. Quindi Quindi la quando. distanza è una cosa precisa Sì, da sì, sì, sì. conservare. Perché poi io abbasso, Man mano che si alzo. consuma la candela, viene abbassato il Pyrex praticamente. Sì, esatto, io tiro giù il coso, anche perché non posso insistere troppo, perché se insisto brucio il nero fumo e non è più buono, si incendia da solo. Quindi io, è un lavoro veramente Eh sì, certosino, lungo, pensavo veramente. sia lasciato di sentire. Anch'io. Eh? No, 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 Un giro. bisogna veramente, boh, io la chiudo già qua perché, boh, bisogna andare avanti così, vedete. È affascinante. La chiudiamo qua. Chiaramente dovete fare tutto il percorso, cioè, vi dico, ci vanno, secondo con una bella candela, questa era così, ci vanno un paio d'ore. Bisogna, anche nel libro c'è proprio questa immagine, che, cioè blocchetti, perché o alzo la candela oppure poi abbasso questo, cioè devo essere sempre alla giusta altezza. A quel punto cosa succede? Io ho il mio materiale, perché vedete, facciamo finta che l'abbia recuperato tutto. Ho il mio coso, lo vedete che poi è una cosa impalpabilissima, guardate, cioè una roba, perché sembra chissà quale cosa ci sia, ma però lo vedete che c'è una polverina, adesso la faccio scendere qua, lo vedete che brucia da fa schifo, però vedete che c'è un'impalpabile polverina. Ok, però voi immaginate tutta sta roba. Allora, una candela ci faccio un calamaio così, sono uguale, cioè la capacità è la stessa. Con una candela intera faccio questa cosa qua. Cioè, Allora, la tecnica adesso. antica era questa di fabbricazione? Scusi? La tecnica antica era questa? Sì, Ok. candele. Diciamo, in Oriente invece usavano sostanze resinose, di piante resinose, invece da noi più che altro da Poi candele considerando classiche. quanto costa l'inchiostro che si acquista in cartoleria, forse è economico, se uno ha pazienza. Ma allora, secondo me è molto economico anche comprare questa roba, cioè nel Vabbè, senso che 2 ore del tuo tempo sì, ha ragione. indietro non è proprio poco, no? Secondo me è un po', cioè dipende uno come vuole gestire il tempo. Allora, adesso invece andiamo con le cose, perché questo adesso non mi ricordo cosa l'ho pagato, però questo è Ma grande. l'origine di questo qua più industriale, la base qual è? Loro cosa Ah, non lo bruciano? so, non lo so. Bruciano qualcosa? Sinceramente non lo so cosa, però vi posso dire che sono molto diversi. Io ne ho provati già 3 o 4 e questo è uno dei migliori. Adesso poi lo vedremo e viene un inchiostro. Allora, quello che dovete fare voi, allora, il dosaggio per fare diciamo un calamaio è all'incirca un cucchiaio. Quindi io vado qua, poi ve lo do a tutti così. Prendo un cucchiaio raso, ok? Questo è il quantitativo massimo che potrei ottenere diciamo da una candela. Ok. Poi con una spatolina così che l'avete in fornitura la faccio, quel lavoro un po' che si fa quando voglio miscelare qualcosa. Poi ecco, vi ho parlato dell'altro elemento segreto, che è la gomma arabica, che è sempre un elemento naturale, praticamente sono quelle resine che si formano su quegli alberi tipo ciliegio, pesco, albicocco, che fanno sembra ambra, ok, qua in granuli. Poi si può avere anche così in tritata, diciamo, e qua è già trattata, è già messa a bagnomaria, gomma arabica liquida, Quindi ok? subito in acqua. Sì, è assolutamente solubile in acqua. Praticamente serve a dare corpo, ma c'è anche nel ferrogallico, in tutti questi inchiostri poi c'era sempre una base Il chiodo di di. garofano per profumarla? No, per evitare che le bestiacce Per attacchino. esempio. No, ma difatti stamattina, se vuoi. C'è già un odore di. Si Sì, se vuoi. sente. È Sì. molto Perché loro, accogliente. difatti io la tengo in frigo, la conservo in Infatti mi sono frigo. spaventato e ho Non ne detto. faccio. Allora, l'ideale è non farne mai tanta perché è appetibilissime dalle bestiacce. Cioè, arrivano muffe, bestie di. Insomma. Bisogna, difatti, quando l'ho aperta stamattina, l'hanno comprata da poco, però chissà quanto ha,
probabilmente non ha degli additivi per tenerla più di tanto, e difatti avevo un odore abbastanza, cioè non è nauseabondo, però Beh, non è. se chiaramente aggiungo l'inchiostro per la fluidità, eccetera, ma poi No, non per la l'inchiostro. fluidità, per dare corpo, serve a dare corpo, perché sennò sarebbe solo acqua, sì. Ma lo Cioè, stesso anche nel ferro gallico, è data difficilmente. perché anche nel ferro gallico, alla fine, non è un pigmento, è una cosa che ossida, è acqua che ossida da un grigio chiaro, e quindi ho bisogno di un po' di corpo. E quindi c'è la gomma arabica sia qua che nel ferro gallico. La tenuta dell'inchiostro, cioè il fatto che questa roba appunto sia così appetibile, se raggiungi No, 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 l'inchiostro non ti permette di allora, ecco, appoggiare brava, l'inchiostro. saggia qua. Allora, nel ferro gallico non ho nessun problema, io non ho mai aggiunto che odi di garofano, cioè alcuni dicono, ah, aggiungi, mai aggiunto perché è talmente acido che fulmina qualsiasi bestia, Ammazzerebbe. mai vista, né muffa, né. Invece in questo, ma ancora di più in quello, lì bisogna stare molto attenti con la gomma, più metti roba, ma già ammuffisce così, quello lì. Molto Beh, meno perché al se momento che gli uno aggiungo tira quello è sta. sicuro che arrivano, quindi io dico sempre fatelo, ma giusta la quantità che ti serve, perché poi se no è un disastro. O se no li tieni in frigorifero come me, che ho il settore inchiostri, ma magari non tutti, cioè, perché permette di conservarlo molto Non si meglio, possono acidificare un po', eh? non si possono acidificare un po' Ma secondo me per non difenderle. conviene, non, cioè a volte vende. Allora, io ho comprato, ho un'amica farmacista ogni tanto, no, prova questo che può dare, però sempre mi sono successi dei guai, perché mi cambia, mi virano gli Cambia inchiostri, cioè presto. boh, allora ho detto preferisco lottare con le bestie alla pari, e quindi, a parte il fatto che il ferro gallico, ripeto, non mi è mai successo niente. Il mallo tiene abbastanza, il mallo di noce tiene fin tanto che non ci, perché alcuni gli mettono la gomma arabica per dargli corpo e lucentezza, e purtroppo quando gli aggiungi quello sai già che dura poco. Qua è anche meno attaccabile, però qualche muffa, qualche bestia potrebbe arrivare, perché purtroppo sono ghiotte di gomma arabica, perché è una roba assolutamente naturale, e le muffe e le altre, cioè, tendono ad attaccare. Ma Che la lo, pianta una emette cosa. perché soffre la gomma arabica. Sono degli Sì, sudori sì. Sì, carichi comunque di ma una volta che si è infarinatura o fissato zuccherini. invece non Sì, c'è il esatto. rischio. No, Una volta che si è no, fissato ma ci io vi possono farò vedere poi la essere. prova. Adesso ho scritto col ferro gallico, col mallo di noce, adesso scrivo con l'inchiostro che faccio adesso, e poi vi faccio vedere cosa succede con l'acqua. Allora, io prendo, poi avete la gomma arabica sui tavoli con una pipette da, diciamo, farmacista, biologo, e ne mettete un po'. Bisogna ottenere, poi molto densa questa veramente. Se ne mette così, mettete boh, tre pipettate, vediamo. Dovete ottenere una cosa, una consistenza plastica. Adesso è talmente fine che si elettrizza. Ecco, non basta, ne metto ancora. Vietato stamattina. Diciamo che quello di fronte non sarebbe contento. Quindi le pipettate devono essere 5 o 6 a sto punto. Vediamo, ma. Come si fa per le tagliatelle? Si aggiunge. Esatto, Sì. volevo dire, però O fa fatta in casa. come muratori, insomma, quando preparano la calce, cioè. L'uovo non va bene. L'uovo imbattuto, quello rosso. Allora. Però ci siamo quasi. Prendete tutto. Adesso questi piatti non vanno molto bene perché hanno. Sì, esatto. Adesso dirò che. No, ma poi hanno degli incubi che mi mangia. Dirò di prenderli lisci perché sennò non è l'ideale. Diciamo, io quando faccio corsi in giro per l'Italia ho dei miei piattini lisci, piccoli. Allora, comunque, vabbè. La cosa è questa, quindi radunate poi per bene tutto quello che c'è, così. Poi vado. Viene direttamente messo in Sì. cantina per Sì. plastico.
adesso con vabbè qua. Ecco, devo sfrutto tutto quello che ho. Ok, poi aggiungo la mia acqua distillata. Sì, l'odore di sta gomma arabica è terribile. Ce l'ho vicino. Ce l'ho vicino e... grazie. Ma se non la mascherizza perde la... che cosa la gomma arabica? E poi si agita bene. Vedete che è terribile questo coso qua. Ok, adesso proviamo a scrivere. Bisogna agitarlo bene. Eh? Vedrete che verrà un bel nero, poi lo facciamo asciugare alla fine, poi facciamo la prova dell'acqua, vi faccio vedere come reagiscono i tre inchiostri, a... insomma, perché poi una botta d'acqua la possono prendere tutti gli iscritti, no? Quindi... Ecco, nel frattempo vi faccio... Allora, l'odore brutto della cosa l'avete sentito. Provate a sentire questo odore qua, che appunto dei miei amici calligrafi dicono non so mai se berlo o se scriverci. Ah, sì? Sembra brandy. Sembra brandy. Ma lì... Quello è ferrogallico, eh. Quello è ferrogallico. Ferrogallico è lì invece come solvente si usa l'alcol. No, ferrogallico solfato di ferro, galle di quercia, vino che scioglie e basta. Sì, sì, è lì. Difatti prendo sempre, se volete, prendo del vino sempre molto... Quando si mette le bucce di melograno rende un po' rosso? No, nero. Esattamente come questo qua. Boh. Un barolo, insomma. Andiamo a vedere com'è venuto. Allora. Oh! Ti direi che con tavernello non sono sicuro. Che... Non so di cosa. Beh, scrittura. Come vedete non è un bel nero. Quindi le dosi sono giuste. E vi farò vedere che è anche abbastanza tenace, eh? Non è così facilmente eliminabile dall'acqua. Però non è il ferrogallico che invece è decisamente... Che alfabeto è questo? Questo è cancelleresca italiana, una scrittura del 400. Molto bella. Ok, allora. Ok, adesso lo lascio asciugare e poi alla fine vedete che è un bellissimo nero, non dissimile da quest'altro, no? Però totalmente diversa la provenienza del pigmento, di tutta la struttura. Niente, a sto punto tornate ai vostri posti e adesso vi do io arrivo a dosarvi.